Buongiorno a tutti. Prosegue il ciclo di audizioni in videoconferenza sul decreto legge numero 79 in materia di assegno temporaneo per figli minori. La seduta dell'Ufficio di Presidenza prevede gli interventi di organizzazioni sindacali e datoriali, nonché di soggetti istituzionali. Informo che la prevista audizione di Cobas non avrà luogo in quanto tale organizzazione ha rinunciato ad intervenire. Comunico che per lo svolgimento delle audizioni è stata chiesta la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo sui canali Web TV 2 e YouTube 2 del Senato. Chiedo ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di contenere gli interventi in 10 minuti complessivi, così da permettere ai senatori di intervenire e poter replicare, ma comunque quando sta per scadere il tempo magari io intervengo e vi faccio un cenno. Do quindi la parola alla delegazione della CGIL rappresentata da Rossana Dettori, Giordana Pallone e Sandro Gallitu. Prego. Ci siete? Ci siamo, ci sentite? Prego, prego. Allora, buongiorno. La CGIL ha sempre guardato con favore e interesse alla possibilità di introdurre uno strumento quale dovrebbe essere l'assegno unico universale, capace di ridurre la frammentazione delle diverse misure attualmente vigenti, adottando uno strumento di welfare universale rivolto a tutti i minori al fine di sostenere i bisogni di crescita e sviluppo. Mi scusi un attimo, noi Prego. la sentiamo molto male. Io non so, ma si sente malissimo. Scusate un secondo, proviamo. La vediamo male, ma la sentiamo anche male. Ci vedete anche Si sente. Non riesco, infatti, neanche. Credo che sia un problema di connessione perché non riesco neanche a capire cosa mi chiede. non c'è non sta molto sicuro non Allora, possiamo fare così, nel frattempo che provate a insomma, capire se riuscite a sistemare questo problema, io passerei alla CISL, così andiamo avanti e poi ci fate un cenno appena siete a posto e riproviamo. Io andrei avanti adesso con la CISL, rappresentata da Andrea Cuccello e Lorenzo Lusignoli. Prego. Sì, dunque Andrea Cuccello non può essere presente, ma manda i saluti alla Commissione, ringraziandovi insieme a me ovviamente per questa audizione. Allora, il decreto in questione costituisce, diciamo, la prima tappa del percorso verso l'introduzione dell'assegno unico universale per i figli minori, che come è noto noi abbiamo appoggiato già da diverso tempo, e diciamo, come previsto dalla legge delega e come punto qualificante del più ampio Family Act. Il nostro parere dunque non si limita a un'analisi critica della misura in questione, ma conterrà alcuni elementi che potranno essere in qualche modo utili per la definizione e il disegno della misura strutturale che si prevede che debba essere introdotta già a partire dal prossimo anno. Vogliamo innanzitutto sottolineare che, come avevamo richiesto, le risorse messe a disposizione per l'anno in corso dell'ultima legge di bilancio sono state giustamente ripartite per finanziare sia il nuovo assegno temporaneo che i vigenti assegni al nucleo familiare con un'apposita maggiorazione. E riteniamo che sia fondamentale introdurre una misura di sostegno per i figli anche per coloro che non possono disporre di assegno nucleo familiare per rispondere al principio dell'universalità contenuto nella legge delega. Tuttavia, anche i lavoratori dipendenti che dispongono di questi ultimi è corretto che vedano il loro assegno in qualche modo ritarato rispetto al nuovo strumento sulla base ovviamente delle risorse che vengono messe a disposizione quest'anno. Riteniamo importante che vi sia una considerazione particolare per le famiglie numerose, per le quali si prevede un sostanziale potenziamento dell'assegno per ogni figlio, e sebbene occorra domandarsi se sia effettivamente adeguato un rafforzamento di questa natura, piuttosto che solo per prevedere un rafforzamento per i figli dal terzo in poi. Il rafforzamento, così come disegnato nell'assegno temporaneo, determina un forte salto dell'importo del beneficio dalle famiglie con due alle famiglie con tre o più figli. Riteniamo anche importante la maggiorazione prevista per i figli minori con disabilità, anche se sarebbe stato meglio modulare la medesima in relazione al grado di disabilità, così come è previsto nel testo di legge delega.
Ovviamente si tratta di una misura operativa per soli 6 mesi, quindi la mancata modulazione diciamo che non è particolarmente rilevante, ma riteniamo che nella misura strutturale vada senz'altro recuperata, perché le necessità di minori possono variare notevolmente in base al loro livello di disabilità, diciamo. È senz'altro anche positivo aver potenziato il finanziamento per i CAF, che si troveranno a dover processare nei prossimi mesi una mole di richieste dell'ISEE ben superiore a quella ordinaria, per concedere l'accesso al nuovo assegno temporaneo a tutte quelle famiglie che non dispongono attualmente di un ISEE in corso di validità. L'interazione tra il nuovo strumento e il reddito di cittadinanza ci convince però solo in parte. Da un lato, diciamo, è senz'altro importante che i percettori di reddito di cittadinanza possano disporre di un significativo incremento del sostegno per i figli minori attraverso l'assegno temporaneo, già che quest'ultimo comporta un beneficio senz'altro superiore alla quota destinata ai minori del reddito cittadinanza che viene assorbita dallo stesso. Dall'altro, però, c'è la sensazione che il nuovo strumento venga utilizzato per sopperire una carenza del reddito di cittadinanza che noi abbiamo sempre evidenziato anche con i lavori dell'Alleanza contro la povertà, cioè una scala di equivalenza inadeguata che sfavorisce le famiglie con minori. A nostro parere, era questa a dover essere innanzitutto corretta per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno minimo al reddito. Con l'attuale provvedimento, invece, si crea un legame stretto tra le due misure, che tuttavia opera in maniera differente, anche a seconda del livello reddituale delle famiglie, premiando in parte maggiore le famiglie meno povere. Anche in questo caso, occorre rilevare che se si intendesse procedere analogamente per l'assegno unico universale, di prossima approvazione, rinunciando a correggere le storture della scala di equivalenza e reddito cittadinanza, che secondo me sarebbe invece la via preferibile, sarebbe più semplice effettuare una completa separazione tra i due strumenti, mantenendo il reddito di cittadinanza solo a favore dei maggiorenni e riservando al nuovo strumento universale il compito di sostenere economicamente i minori. In questa maniera, come accennato, si ridurrebbe il significato e la portata del reddito di cittadinanza come misura di reddito minimo. Però almeno vi sarebbe una maggiore comprensione del sostegno ricevuto da parte dei beneficiari e una più facile gestione delle due misure da parte delle amministrazioni e in qualche modo degli intermediari coinvolti. Inoltre, nel caso di piena separazione, sul sostegno devoluto ai minori non opererebbe il vincolo di spesa oggi presente sul beneficio del reddito di cittadinanza, che noi peraltro riteniamo opinabile. Tuttavia, la criticità più rilevante del provvedimento risiede nell'utilizzo dell'ISEE. Questo indicatore viene per la prima volta usato in maniera piuttosto atipica nella sua modalità, con una partizione molto molto fine, cerca di riflettere la partizione che c'è attualmente su un indicatore peraltro diverso usato per gli assegni a nucleo familiare. Pensiamo che per una misura temporanea rivolta a una nuova platea di percettori, tale utilizzo possa anche essere motivato da ragioni di carattere sperimentale, ad esempio per stabilire l'effettivo take-up della misura. Ma occorrerà molta accortezza a estendere l'utilizzo su una misura strutturale, quale l'assegno unico universale, che sarà rivolto a una platea ben più ampia, che in parte, in buona parte, riceve già gli AMF, gli assegni a nucleo familiare. Se infatti effettuiamo un confronto dell'evoluzione del beneficio dell'assegno temporaneo per famiglie con un solo figlio, con quello oggi destinato alle medesime famiglie che ricevono l'assegno a nucleo familiare, risulta evidente l'intenzione del legislatore di disegnare una misura assai simile, pur facendo riferimento a un diverso indicatore, l'ISEE, rispetto al reddito familiare, che è volta in qualche modo a fornire un beneficio analogo a parità di reddito. Vi sono alcune differenze. Sulla parte alta della distribuzione, l'assegno temporaneo estende un sostegno economico, seppure piuttosto contenuto, fino a 50.000 euro di ISEE, mentre l'assegno al nucleo familiare, operando questo provvedimento una maggiorazione solo su coloro che già lo ricevono sostanzialmente, limita tale sostegno fino, stiamo parlando sempre di un figlio solo, fino a 30.000 euro. Anche se occorre tenere presente ovviamente che i due indicatori sono diversi, perché questo secondo indicatore non include il patrimonio, quello che viene. Sulla parte bassa della distribuzione, cioè dove il livello è massimo, l'assegno a nucleo familiare maggiorato risulta leggermente più elevato di quello corrispondente dell'assegno temporaneo. L'andamento rispetto all'ISEE non è del tutto analogo neanche per le fasce intermedie, però la somiglianza è molto forte per un figlio. Cosa succede se passiamo a considerare una famiglia con due figli? Mentre a parità di reddito i lavoratori dipendenti riceverebbero un importo base dell'assegno a nucleo familiare leggermente minore per ciascun figlio, meno che raddoppiato rispetto al precedente, nel caso dei percettori di assegno temporaneo, essi si ritroverebbero a disporre di un importo più elevato per ogni figlio, perché il previsto raddoppio verrebbe operato su un livello di ISEE più basso,
in virtù del fatto che la condizione economica del nucleo verrebbe tarata su una scala di equivalenza più elevata. La distanza risulta ancora più marcata se consideriamo tre figli. L'aumento del 30% previsto dal provvedimento dell'importo sulla tabella dell'assegno temporaneo opera su un livello di ISEE ancora più basso, in virtù della scala di equivalenza che aumenterebbe ulteriormente, tra l'altro godendo non solo del normale aumento per l'aumento del nucleo, della dimensione del nucleo, ma anche degli specifici incrementi previsti nella scala di equivalenza dell'ISEE a maggiorazione della scala di equivalenza per le famiglie numerose. Insomma, ci sarebbe un effetto paradossale. Una famiglia riceverebbe l'importo dell'assegno temporaneo per figlio tanto maggiore quanto più elevata la sua numerosità. La scala di equivalenza dell'ISEE dunque opererebbe al contrario rispetto alla logica con la quale è stata concepita. Il vantaggio sarebbe tanto maggiore quanto più frazionabile è l'indicatore, dunque quanto più elevata è anche la condizione economica della famiglia. L'evoluzione dell'assegno al nucleo familiare rispetto al reddito familiare presenta alcune irregolarità, dunque questa divergenza potrebbe risultare più o meno rilevante a seconda del numero dei figli e della fascia reddituale. Consideriamo. Si tenga presente, per esempio, che l'effetto potrebbe essere maggiorato nella fascia di ISEE compresa tra 7.000 e 15.000 euro, dove la decrescenza dell'andamento dell'assegno temporaneo è più marcata. E comunque ne risulta un'evidente distorsione dell'equità orizzontale. Riteniamo che il provvedimento vada riconsiderato al riguardo, cercando di minimizzare queste divergenze che vanno tendenzialmente a sfavore dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, pensiamo che non sia auspicabile, per ragioni di equità, adottare uno schema analogo per disegnare l'assegno unico universale, né che sia eventualmente prolungabile a partire dal prossimo anno un assegno temporaneo fatto in questa maniera. L'uso dell'ISEE per la misura strutturale dovrebbe inoltre fare i conti con la presenza della componente patrimoniale, che nel medio-lungo periodo potrebbe penalizzare l'allocazione del reddito a sfavore del risparmio. Pensiamo che per l'assegno unico universale il ricorso alla sola componente reddituale dell'ISEE, ISR, per la definizione del beneficio in luogo dell'intero indicatore sarebbe di gran lunga preferibile. Eviterebbe gli effetti paradosso legati alla scala di equivalenza che ho descritto prima, nonché i problemi accennati dovuti alla componente patrimoniale, alla sua effettiva misurazione anche nel corso del tempo, e risulterebbe maggiormente in linea con l'indicatore oggi usato per gli assegni al nucleo familiare. Abbiamo anche fatto, presentato il 6 maggio un'ipotesi di assegno unico universale usando l'ISR con la nostra organizzazione. E infine mi si conceda una piccola provocazione, diciamo, pur riconoscendo la necessità di fornire maggiorazione alle famiglie particolarmente numerose, ovviamente per tener conto dei peculiari costi cui devono far fronte, se l'intenzione era quella di spingere a favore della natalità, occorre notare ovviamente che l'effetto del nuovo assegno temporaneo così disegnato potrebbe risultare di qualche rilievo, ma riguarderebbe prevalentemente le famiglie dove non vi è prevalenza del lavoro di e dove ci sono già figli minori. Dato il numero di figli per donna attuale, 1,27, non sarebbe forse stato più efficace allo scopo fornire un maggior sostegno già dal primo e per il secondo figlio, e magari estendendolo a favore di tutte le famiglie? Grazie. Grazie, grazie a lei. Intanto proviamo a vedere se CGL ha risolto il problema di connessione. Sentite? Meglio, meglio. Sì, perfetto. È un problema di microfono che non era quello corretto. Va bene, prego. Allora, prendo dall'inizio. La CGIL ha sempre guardato con favore e interesse alla possibilità di introdurre uno strumento, quale dovrebbe essere l'assegno unico universale, capace di ridurre la frammentazione delle diverse misure attualmente vigenti, adottando uno strumento di welfare universale rivolto a tutti i minori, al fine di sostenerne i bisogni di crescita e sviluppo. Le politiche dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese risentono infatti di gravi ritardi, sia rispetto all'investimento di risorse certe, sia per la diffusione di servizi dedicati. Gli interventi sono troppo frammentari e si inseriscono in un contesto territoriale segnato da forti divari che si riflettono negativamente sulla qualità di vita dei minori e sull'opportunità di sviluppo e crescita che gli sono garantite. Con la crisi del 2008 le risorse dedicate alle politiche di welfare sono diminuite, con gravi conseguenze soprattutto per i minori e per i territori più fragili, ovvero quelle categorie e quelle realtà che avrebbero invece dovuto avere maggiore attenzione e sostegno da parte delle istituzioni pubbliche. La pandemia ha agito da moltiplicatore, aggravando le criticità già esistenti e provocando una crisi economica, sociale e educativa che, in assenza di interventi radicali e tempestivi, alimenterà disuguaglianze e divari territoriali che, come abbiamo detto, sono già manifesti.
È dunque necessario rimettere al centro dell'impegno pubblico le persone con minore età per delineare una vera crescita sociale e per arrestare e contrastare la dilagante povertà minorile, che è passata dal 3,7% del 2008 all'11,4% del 2019. Stiamo parlando di 1.100.000 minori, interrompendo la trasmissione intergenerazionale della povertà. C'è bisogno di una visione complessiva e di un'azione strategica per l'infanzia e l'adolescenza che consideri i minori persone titolari di diritti, superando gli interventi frammentari e centrati prevalentemente su una logica di bonus per adottare politiche strutturali finalizzate ad accompagnare bambine e bambini e adolescenti nei loro percorsi di crescita, garantendo un'uguale esigibilità dei loro diritti, a partire da coloro che vivono in contesti e situazioni di marginalità e in condizioni di svantaggio economico, educativo e socio-relazionale. Occorre quindi tempestivamente dare risposte universali e integrate per garantire i diritti dei minori e prevedere interventi diretti per il potenziamento delle politiche di welfare a loro rivolte, articolate su un'azione complessiva e sistemica che garantisca il protagonismo di una rete pubblica di servizi, titolare delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela e protezione dell'infanzia, capace di assicurare la protezione delle bambine e dei bambini in maniera efficace e rispondente a standard qualitativi nazionali. Un non più rinviabile rafforzamento dell'infrastruttura sociale dei territori da integrare con un riordino delle misure di sostegno economico che ponga al centro il minore in quanto persona a cui è riconosciuto un sostegno a prescindere dalla condizione e dalle caratteristiche del nucleo familiare di appartenenza. Per queste ragioni la CGIL ritiene che si debba dare una prima rivalutazione positiva dell'avvio col decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori al percorso verso l'introduzione di un nuovo assegno unico e universale destinato al sostegno dei figli e delle figlie minori con il varo di un provvedimento che resterà in vigore dal 1 luglio di quest'anno fino al 31 di dicembre di quest'anno stesso. Abbiamo sempre sottolineato l'importanza dei due criteri di universalità e unicità che devono caratterizzare la nuova misura, sia per far sì che l'attenzione sia focalizzata sulle esigenze del minore e non sulle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, sia per sottrarre quella disciplina a una serie di misure che si sono accumulate nel tempo e che da un lato davano luogo a profili di scarsa chiarezza e dall'altro producevano esclusioni importanti, soprattutto nel caso di figlie e figli di genitori lavoratori autonomi o di genitori incapienti. Riteniamo che pur nella sua provvisorietà la normativa cosiddetta Ponte abbia alcuni aspetti positivi da mantenere e alcune criticità da correggere già a partire da questo provvedimento e da evitare poi nell'assetto definitivo dell'assegno unico e universale. Il primo aspetto positivo sta certamente nell'allargamento della platea dei percettori rispetto a chi finora godeva dell'assegno al nucleo familiare. L'introduzione di una misura, ancorché provvisoria, che estenda la platea dei percettori a chi era escluso dalle misure preesistenti e in particolare, lo ripetiamo, ai figli e alle figlie di chi svolga lavoro autonomo o di chi sia incapiente, va sicuramente nella direzione dell'universalità, pur lasciando quel percorso non del tutto compiuto. Con la misura a regime dovrà altresì essere garantito che nessun nucleo familiare che godeva in precedenza delle misure preesistenti possa avere penalizzazione alcuna col passaggio al nuovo sistema. E soprattutto dovremo evitare che non si creino disparità e aspetti discriminatori tra questi ultimi, cioè chi aveva già il trattamento precedente e chi invece accederà per la prima volta alla nuova misura. Riteniamo inoltre che andrebbe meglio valutato in relazione alle risorse stanziate oppure circostanziato come provvisorio l'incremento di 37,5 euro al mese per figlio, che diventano poi 55 nel caso di tre o più figli, che è previsto nel decreto per chi già percepiva l'assegno al nucleo familiare. Ci pare che che mantenendo questa impostazione si possa andare incontro a un doppio rischio. Da un lato quello di importi non confermabili della misura definitiva e quindi di aspettative che poi sarebbero frustrate, oppure al contrario che l'aumento dei costi possa far sì che rimangano fuori poi dalle previsioni un maggior numero di potenziali destinatari, venendo quindi meno al criterio dell'universalità.
Un altro elemento da valorizzare che va nel senso da noi più volte sostenuto è l'utilizzo dell'ISEE come strumento di misurazione della condizione economica del nucleo familiare. Auspichiamo che questo provvedimento ponte rappresenti una forma semplificata della misura strutturale per testare la distribuzione dell'assegno unico, specie in relazione al parametro ISEE. Nella sua versione definitiva, quando esso ingloberà anche risorse oggi in capo al sistema tributario, sarà necessaria una particolare attenzione affinché questo strumento universale sia armonizzato con una riforma fiscale in senso marcatamente progressivo per evitare che lavoratori e pensionati finiscano per essere penalizzati e al fine anche di prevenire squilibri del sistema. Segnaliamo inoltre profili di criticità e chiediamo una correzione della norma nella correlazione che è stata stabilita tra la nuova misura e il reddito di cittadinanza rispetto alla decurtazione della quota di quest'ultimo destinata ai figli minori. Questa previsione rappresenta un sicuro elemento di penalizzazione per quei nuclei familiari che già oggi si trovano nelle condizioni di maggior bisogno. I minori in povertà assoluta sono oggi 1.300.000. Penalizzazione che è aggravata o che sarebbe aggravata dalla modalità erogativa del nuovo assegno che avverrebbe con caricamento sulla carta RDC, condizionando così la fruizione alle difficoltà di fruizione che erano già previste dalla normativa istitutiva del reddito di cittadinanza. Chiediamo dunque che questi elementi di penalizzazione vengano corretti. Chiediamo poi che venga estesa la fruizione dell'assegno anche ai richiedenti con permesso di soggiorno per motivi familiari e che venga chiarito se la misura spetti anche qualora i figli a carico siano residenti in altro paese, così come attualmente avviene per gli assegni al nucleo familiare. Valutiamo positivamente infine il finanziamento aggiuntivo destinato ai CAF che lavoreranno per il rilascio delle certificazioni ISEE e che arriva dopo molte stagioni di penalizzazioni di CAF e patronati, riconoscendone finalmente il ruolo fondamentale. Grazie. Grazie, grazie molte anche a lei. Adesso andiamo avanti con la UIL. Interviene Domenico Proietti, segretario confederale. Prego. La Commissione per questa audizione, perché noi riteniamo che nell'interlocuzione tra forze sociali, sindacati e il Parlamento possano venire indicazioni utili all'azione del legislatore. Noi abbiamo giudicato positivamente l'introduzione dell'assegno unico universale nel nostro Paese perché fa fare un passo avanti importante nella direzione di sostenere le famiglie nel nostro Paese e in particolare promuovere la genitorialità e un intervento efficace per i bambini e le bambine. Più in generale, noi riteniamo che la delega sull'assegno unico universale deve trovare attuazione affrontando una serie di possibili criticità che vanno risolte in maniera positiva. Sotto questo punto di vista abbiamo apprezzato il confronto che il Ministro della Famiglia ha instaurato con le forze sociali. In quella sede abbiamo avanzato e avanzeremo nelle prossime settimane le nostre considerazioni. Nello specifico di questo decreto che anticipa di 6 mesi l'intervento dell'assegno unico, noi abbiamo due considerazioni in maniera particolare. La prima è legata al fatto che la combinazione dell'assegno unico al reddito di cittadinanza non deve creare penalizzazione. È stato ricordato anche dai colleghi precedentemente che così come è strutturato rischia invece di creare delle penalizzazioni nella direzione esattamente opposta ai fini che si prefigge di conseguire. Quindi c'è bisogno di una riflessione, di una definizione più efficace di questo rapporto. Naturalmente questo può essere fatto già in questa fase, ma a maggior ragione deve essere fatto quando l'assegno entrerà a regime a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. La seconda osservazione e concreta criticità è legata allo strumento dell'ISEE che nel nostro paese è stato ed è uno strumento molto importante, ma che però deve fare i conti con un'altra drammatica realtà che contraddistingue il nostro sistema, vale a dire l'elevatissima evasione fiscale. Quindi bisogna trovare dei meccanismi che
che impediscono che questo strumento sia in qualche caso, in molti casi riteniamo noi, un ulteriore regalo all'evasione fiscale. Quindi bisogna tarare in maniera più efficace questo strumento, perché è importantissimo per contrastare più in generale l'evasione fiscale del nostro paese. E riteniamo a questo proposito fondamentale legare l'introduzione dell'assegno unico universale a quella che sarà la riforma fiscale del nostro paese, che il governo si è impegnato a presentare una legge delega entro la fine di luglio. Questo per noi è un legame imprescindibile, perché noi pensiamo a una riforma fiscale che va nella direzione della progressività, che tagli le tasse ai lavoratori, ai pensionati e alle imprese, perché bisogna assolutamente fare dello strumento della riforma fiscale una delle fondamenta della ricostruzione economica e produttiva del nostro paese, ma lo si deve fare nella direzione dell'equità e della giustizia, evitando di ripetere i drammatici errori che abbiamo fatto in questi decenni, anche attraverso una serie infinita di condoni che andavano nella direzione opposta di ristaurare un principio di legalità fiscale che per noi è molto importante. Valutiamo molto positivamente le risorse destinate all'attività dei CAF. Noi veniamo da anni in cui sono stati fatti tagli ingiustificati, io li definisco anche vergognosi, ai centri di assistenza fiscale, che invece sono stati e sono uno strumento fondamentale nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. I CAF sono stati l'innovazione tecnologica più importante nella pubblica amministrazione degli ultimi 20 anni. Hanno un indice di gradimento da parte degli utenti, stante anche a recenti indagini endoscopiche, che supera il 90%. Quindi noi facciamo un plauso al governo e al Parlamento, che speriamo confermerà questa scelta, perché si dimette nel sistema dei CAF un po' di risorse che erano state in maniera totalmente ingiustificata tagliate negli anni scorsi e che hanno stressato un sistema che invece è molto, molto efficiente. Quindi noi, in conclusione, pensiamo che questa è una strada giusta da seguire, questo anticipo dell'assegno unico universale è positivo, bisogna affrontare le criticità che ho elencato e credo che se si farà questo si farà un buon lavoro per le famiglie e le persone a cui questo strumento si rivolge. Grazie. Grazie, grazie molte segretario. Io adesso do la parola a UGL, rappresentata da Ornella Petillo, segretario generale. Prego. Salve, buongiorno, ringrazio la Commissione per questa audizione, per questa, riteniamo che siano estremamente importanti, data la portata della riforma che andiamo ad esaminare. Il provvedimento in esame è una misura ponte, necessaria quindi a inaugurare, a preparare il terreno operativamente rispetto alle misure di sostegno ai figli e nello stesso tempo a coprire un periodo transitorio per l'attuazione della delega al governo di adozione dei decreti attuativi della legge appunto 46 del 2020. Il decreto legge prevede a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il riconoscimento di un assegno temporaneo su base mensile ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno familiare e l'aumento sempre in via temporanea dell'importo degli assegni annuali. Una disposizione importante, anche se a breve scadenza come abbiamo già detto, che dovrà essere incastonata in un percorso più complessivo che investe diverse istituzioni, non escludendo niente. L'UGL ritiene che non si debba sottovalutare questo momento di primo approccio verso l'implementazione di un percorso totale e politico contenuto nel dettato normativo della legge delega, identificato come un cambio di paradigma nel nostro paese verso le politiche della famiglia e la sostenibilità della natalità. In tal senso è possibile sostenere che il DL 79 2021 può essere considerato un primo banco di prova del Family Act
e anche dei provvedimenti legislativi contemplati nel processo di lavoro e di riforme delineato nel PNRR. Nell'ambito del piano, il progetto di riforma del Family Act e dell'assegno unico universale sono individuate come misure di accompagnamento, orientate a mitigare, vediamo un pezzo proprio del piano, a mitigare le conseguenze economiche e sociali della crisi e a rafforzare la coesione economica e sociale del Paese. Gel è perfettamente allineato con questo orientamento. Prima di passare ad alcune puntuali considerazioni sul contenuto del DL, ci sembra quanto mai significativo evidenziare come l'ultimo rapporto presentato al CNEL, dell'Associazione Italiana per gli Studi sulla Popolazione, ha presentato l'Italia come un paese con livelli demografici premi in termini di struttura per natalità, bassa fecondità, lunga transizione dei giovani allo stato adulto, dove il progetto di famiglia è associato inevitabilmente al rischio di povertà. Il percorso quindi inaugurato assume quindi una valenza per l'UGL che non da non sottovalutare, soprattutto in termini di responsabilità e di attenzione che la nostra organizzazione ha sempre portato avanti e continuerà ad assumere verso qualsiasi decisione o impostazione, anche in seno a documenti provvisori come quello che stiamo esaminando, o che potrebbero essere determinanti per l'orientamento dei decreti attuativi che subentreranno successivamente ai provvedimenti appunto che oggi stiamo esaminando. In tal senso si auspica un coinvolgimento delle parti sociali costante e duraturo nella delineazione dei provvedimenti per costruire una migliore riuscita del percorso di attuazione dell'assegno unico universale di tutto il Family Act. Un percorso che non dovrà rimanere saldo ai principi, alle finalità per cui è stato approvato. Razionalizzazione e potenziamento delle misure di sostegno economico per figli a carico e favorire la riduzione dei servizi e favorire la fruizione dei servizi di genitorialità. Passo a delle considerazioni per quanto riguarda appunto il dettato dell'articolato. I criteri per la determinazione dell'assegno unico. L'articolo 2 riporta i criteri di determinazione dell'assegno per tutti coloro che non sono titolati di DNF, con i relativi importi riportati nella tabella allegata. La relazione tecnica ci ha accompagnato a fare uno schema, noi vi consegneremo attraverso la nostra relazione scritta, e che lo sintetizzo, cerco di sintetizzarlo in questo momento, ci dà un assegno, un importo mensile con base ISEE a 7.000 euro di 167,5 per un figlio, di 335 per due figli, quindi il doppio. Per tre figli abbiamo 502,5 ha maggiorato di 150 euro, cioè per un totale di 653,4, cioè c'è un aumento del 30% rispetto a la somma degli importi per ogni singolo figlio. Segnaliamo a tal proposito un'incongruenza con il dettato della legge Lenica in merito a questa maggiorazione per i nuclei familiari che hanno tre figli intorno. Infatti l'articolo 1 del comma 1, la lettera A della legge delega, stabilisce che per i figli successivi al secondo l'importo d'assegno è maggiorato. Perché diciamo questo? Perché ci preoccupiamo della sostenibilità dell'intervento. Questo bonus di maggiorazione, oltre al discorso di sostenibilità, che ci auguriamo possa rimanere però, dà anche un'ulteriore criticità, che è quella di variegare una forbice del montante dell'assegno non adeguatamente proporzionale tra i differenti nuclei familiari di diversa composizione. Un assegno pieno con una famiglia di due figli riceve un po' meno di un terzo, un po' più di un terzo dell'assegno della famiglia con quattro figli. Ci sembra sproporzionata questa divergenza. Per quanto riguarda la maggiorazione degli importi degli assegni per nucleo familiare, il calcolo dell'assegno del nucleo familiare fa riferimento ad apposite tabelle
che adeguano le fasce di reddito degli aventi diritto. L'INPS ne ha pubblicate recentemente con un messaggio 23-31 recentemente le tabelle dei livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno alle diverse tipologie di INPS. In base all'articolo 5 è riconosciuto un aumento di importo di 37,50 euro per ciascuno per ciascun figlio per le famiglie fino a due figli e 55 euro per ciascun figlio per le famiglie con almeno tre figli. Si segnala una forte discriminazione dei lavoratori dipendenti rispetto alle famiglie che percepiscono l'assegno provvisorio, in quanto nel passaggio dal reddito familiare all'ISEE, secondo alcune simulazioni che si sono fatte, le famiglie dei lavoratori dipendenti sarebbero fortemente penalizzate. GEL segnala questa parte. Per quanto riguarda il finanziamento dei centri di assistenza fiscale, salutiamo questa parte con attenzione e con soddisfazione per il riconoscimento appunto del grande operato che i centri fanno sul territorio. Però a tal proposito cerchiamo di segnalare anche quello che il livello territoriale è importante. Noi abbiamo la struttura sociale del territoriale dell'Italia è affidata, come sappiamo, agli ambiti territoriali e ai distretti sociosanitari, che sono dei punti importanti di snodo. Il segretariato sociale sul territorio è importante, spessissimo da consulenze assolutamente. Permettetemi di usare il termine gratuito, ma non è questo, cioè non sono coinvolti nessun dettato di normativo. Noi l'abbiamo già segnalato anche nelle precedenti audizioni. Il welfare territoriale è uno strumento estremamente importante di equità sociale. È importante coinvolgerli in modo tale che non diventi anche perché gli ambiti territoriali, gli ambiti sociosanitari intervengono sulle famiglie anche con progetti personalizzati, assistono per famiglie problematiche, multiproblematiche, quindi hanno bisogno di un percorso, gli operatori che ci lavorano, anche di percorsi di formazione adeguata, possono essere aiutare l'implementazione migliore di questa di tutto il Family Act e anche in questo caso dell'assegno unico e universale. Quindi ringrazio di nuovo la Commissione e faremo pervenire una memoria scritta dove tutte queste osservazioni saranno maggiormente delineate. Grazie. Sì, grazie molto, infatti invito anche poi gli altri auditi a mandare eventualmente le memorie del loro intervento. Interviene ora Davide Velardi, segretario confederale della CISAL. Prego. Chiedo scusa, c'è stato un problema con l'audio. Prego, sentite? Prego. Sì, la sentiamo, prego. Chiedo scusa, ancora una volta. Condivido le osservazioni effettuate dai colleghi che mi hanno preceduto, sarò molto sintetico per quanto riguarda la nostra posizione, è chiaramente una misura temporanea, sicuramente pregevole, ci sono degli interventi da fare che sono stati già sottolineati poc'anzi, resta di fatto che comunque è una misura che ha un senso maggiore se è inserita nell'ambito di una revisione completa per quanto riguarda sia i trattamenti retributivi, quindi parliamo del salario minimo garantito e tutto quello che ne viene fuori, sia per quanto riguarda il sistema del ricambio generazionale, perché stiamo parlando di assegni familiari ai figli con una natalità talmente bassa e con la disoccupazione giovanile che ha livelli estremi. Allora, si è reso tutto organico, si è reso tutto, diciamo,
non è chiaramente questa la sede, il luogo, però le nostre osservazioni sono di fondo e sono le stesse che ripetiamo da anni, sia per quanto riguarda il salario minimo garantito, sia per quanto riguarda le norme che riguardano il sistema pensionistico e che non favoriscono il ricambio. Per il resto le osservazioni sono tutte quante già state fatte e questa misura era sicuramente congrua e giusta da adottare. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie a lei. Adesso abbiamo Confsal con il segretario nazionale Rocco Freda. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ok. Allora, come già approfondito da chi mi ha anticipato, l'approccio rispetto diciamo a questa misura temporanea dell'assegno unico per figli minori si inserisce nel quadro più ampio della riforma a regime dal gennaio 2022. Quindi la disamina dell'istituto non può che partire dalla comparazione degli istituti in essere e in divenire con l'auspicata riforma. Anche questa volta l'INPS viene onorato ed onerato diciamo, della funzione di implementazione e di controllo di questa misura che si stima possa interessare circa 1,8 milioni di famiglie che ad oggi sono escluse dagli assegni per il nucleo familiare. Parliamo ovviamente di disoccupati e lavoratori autonomi. Bene lo stanziamento di circa 1.580 milioni di euro e diciamo l'ampliamento, se così si vuol dire, della platea dei potenziali beneficiari con riferimento al requisito della soggettività passiva d'imposta, residenza o domicilio diciamo, sul territorio nazionale. Abbiamo visto appunto il ruolo, no? Dell'ISEE, appunto di questo indicatore, determinante appunto per beneficiare del sussidio. Ebbene, con riferimento all'ISEE occorre, come chiarirò in seguito, puntualizzare, secondo me, quando appunto, secondo la, chiedo scusa, l'Ufficio Studi Economici Comsal, meglio quali sono i parametri, fino a che punto appunto il parametro reddituale gioca un ruolo determinante rispetto a quello patrimoniale, perché sappiamo che l'ISEE è una dimensione complessa che può assumere diverse sfaccettature a seconda del peso che viene dato a ciascun elemento di calcolo. Abbiamo anche visto come questa, cioè parallelamente appunto a questa introduzione appunto di questa misura ponte, ci sarà sicuramente l'istanza per il rinnovo degli assegni per il nucleo familiare, di cui ad oggi beneficiano, si stima, circa 3,7 milioni di aventi diritto, parlando ovviamente di dipendenti privati e pubblici con figli minorenni. Una cosa che diciamo non condividiamo è questa, che diciamo nel testo attuale è riportato che ovviamente è il lavoratore, no? In fase di autodichiarazione a dover inoltrare richiesta e per le domande inoltrate entro fine settembre c'è la possibilità di richiedere gli arretrati dal mese di luglio. Non è condivisibile la previsione secondo la quale chi presenterà domanda nei mesi successivi, non sempre per cause addebitabili all'avente diritto, perché può darsi che cioè, non tutti gli utenti, no? Potrebbero avere diretto accesso a queste appunto alle procedure di istanza, sebbene semplificate, potrà beneficiare dell'assegno solo da quel mese. Quindi perché non dare la possibilità anche a chi presenta domanda successivamente rispetto al 30 settembre di poter recuperare quelli che sono i mesi precedenti. Quindi, per quanto riguarda la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare, sono stati stanziati circa 1.390 milioni di euro. Però risulta che non tutti
tutti questi assegni vengono richiesti, cioè nel senso che ci sono potenziali beneficiari che a causa dell'esiguità degli importi oltre una certa soglia di reddito non richiedono l'accesso a questo beneficio. Quindi bisognerebbe un po' lavorare su questo aspetto, quindi magari rendere più appetibile questa richiesta. Bene, il potenziamento delle risorse per i centri di assistenza fiscale, quindi parliamo di circa 30 milioni di euro, però qui ci preme segnalare un'ulteriore necessità, cioè bisognerebbe venire incontro ulteriormente alle esigenze di liquidità dei CAF e dei patronati, riducendo i tempi di attesa con riferimento ai pagamenti da parte della pubblica amministrazione per i servizi erogati, con forti interventi in termini di qualificazione e riqualificazione del personale, oltre onde evitare appunto errore e quindi velocizzare l'evasione delle pratiche. Il problema è che molto spesso i CAF sono costretti a scontare i crediti che vantano presso la pubblica amministrazione, presso banche o istituti di credito in generale, e quindi con ulteriori aggravi di oneri. Quindi bisognerebbe magari lavorare anche sul timing del pagamento appunto da parte della pubblica amministrazione a questi CAF per appunto il nobile servizio erogato. Inoltre, non si condivide la mancata accettazione della richiesta proveniente da diversi CAF e patronati di procedere automaticamente per il prossimo semestre con la proroga degli assegni per il nucleo familiare vigenti per il 2020-2021. Cioè, si sarebbe in tal modo evitata la gestione di un doppio flusso distanze, chiedo scusa, semplicemente applicando la maggiorazione sugli importi ex NDL 79 nel 2021. Quindi, questo è stato, a nostro avviso, un ulteriore onere insomma riversato sul lavoro già cospicuo di questi centri di assistenza fiscale. La vision del nuovo assegno unico che dovrebbe il condizionale insomma ci aiuta praticamente essere a regime dal 1 gennaio 2022 è quello appunto di un sistema universalistico di cui beneficeranno lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, incapienti, percettori di reddito di cittadinanza, inversamente proporzionale a livello dell'ISEE. L'ambiziosa pretesa di questo nuovo strumento è quella dove, cioè, è quella di sostituirsi, no, agli istituti già in essere, quindi parliamo appunto dell'assegno unico e quant'altro. Però bisogna considerare che geneticamente questi istituti nascono con riferimento a fattispecie diverse, quindi nella fase di approvazione, quindi nella fase di sostituzione, di conversione, occorrerebbe ponderare queste situazioni. L'assegno unico appunto dovrebbe finanziarsi mediante la soppressione di detrazioni fiscali per figli a carico, assegno per il nucleo familiare, assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita e fondo di sostegno alla natalità. Gli assegni familiari, si sa, quindi spettano alle famiglie il cui reddito complessivo è composto per la maggior parte da reddito di lavoro dipendente e assimilato. Per ridisegnare, no, questo nuovo strumento di sostegno alle famiglie, non si può prescindere dalla considerazione di diverse condizioni professionali, quali il lavoro autonomo, dettate dai cambiamenti in corso da anni nel mercato del lavoro, che rendono sempre più labile e sfumata la differenza tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Inoltre, sempre con riferimento al genus da cui partono i vari istituti in essere, c'è da dire che mentre gli assegni per il nucleo familiare sono una misura appunto a base familiare, quindi dove la definizione di nucleo familiare è alquanto ampia, le detrazioni che riguardano l'IRPEF, quindi una misura a carattere personale, dove rileva il concetto di familiare a carico che può anche non essere convivente. Inoltre, sappiamo benissimo che non si può fruire delle detrazioni fiscali nel caso in cui l'IRPEF lorda fosse inferiore rispetto alle detrazioni spettanti. Abbiamo un'altra cosa, che tutte le prestazioni attualmente in vigore, no, a sostegno dei lavoratori decrescono rispetto a parametri economici eterogenei.
Quindi questa è la grande difficoltà. Il reddito complessivo personale per quanto riguarda le detrazioni IRPEF, una definizione di reddito familiare con riferimento agli assegni per il nucleo familiare, che a sua volta è diversa da quella dell'ISEE, sempre con riferimento all'IRPEF le detrazioni diminuiscono in funzione del reddito complessivo personale. Inoltre è assente ogni riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e sono escluse molte tipologie reddituali non comprese nella base imponibile IRPEF. Pensiamo ad esempio ai redditi esenti, ai redditi di capitale, ai redditi di fabbricati agevolati, eccetera. Quindi qual è il rischio? Quindi Comsal ritiene che il rischio sia quello di una non equilibrata distribuzione degli effetti di cui si dovrà tenere conto in fase di implementazione della riforma e, se necessario, aggiustare il tiro in itinere, no? Quindi considerando inoltre i principi generali che ispirano la riforma, quali favorire la natalità, sostenere la genitorialità, promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile, appunto quella dell'assegno unico deve essere inserita in un sistema complesso e ben articolato di misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, supportate anche dall'offerta di servizi educativi e di cura, quindi in un'unica parola, welfare. Ancora si ricorda che per gli assegni per il nucleo familiare si considerano i figli di età minore di 18 anni, conviventi o meno. Con riferimento alle detrazioni IRPEF si fa riferimento alla nozione di familiari fiscalmente al carico, considerando il limite di 4.000 o di 2.800 euro a seconda delle fattispecie. Da quanto detto emerge che, attenzione, che mentre nelle prestazioni oggi in essere non rileva, o perlomeno non sempre rileva, la convivenza del familiare, nella normativa dell'assegno unico in divenire lo è. Quindi nella fase di conversione occorre far coincidere queste esigenze previe e postume. Inoltre, con riferimento all'età, abbiamo detto che il limite è di 18 anni per gli assegni per il nucleo familiare. Nelle detrazioni non c'è il limite, ma c'è un limite di reddito, mentre il limite è di 21 anni per l'assegno, è di 21 anni per l'assegno unico, con la condizione addizionale dello studio o della formazione. Non si condivide il limite a 21 anni tout court, che non sempre copre il percorso di studi o formazione seguito, dovendo essere più chiaramente circoscritto, limitandolo agli anni necessari per completare il percorso di studio superiore e con una definizione chiara e precisa di che cosa si intende per formazione professionale, perché al momento il testo normativo, ovviamente in divenire, parlo sempre della riforma a regime dal 2022, non è chiaro. La riforma sembrerebbe voler mantenere in vigore alcuni istituti vigenti, creando non poca confusione. Pensiamo ad esempio agli assegni per il nucleo familiare. Cioè non è che sarebbero totalmente aboliti, ma resterebbero ancora in essere quelli di cui beneficiano i nuclei in cui non siano presenti minorenni. Allora a questo punto noi ci chiediamo: se la ratio di questo residuo è il contrasto alla povertà, sarebbe opportuno che lo stesso fosse riassorbito all'interno della disciplina del reddito di cittadinanza, potendo la finalità occupazionale dell'istituto, quindi non confinandolo a una misura meramente assistenziale. Con riferimento all'IRPEF rimarrebbero in vigore le detrazioni per coniugi a carico, per altri familiari a carico diversi dai figli e quelle relative ai figli fiscalmente a carico con età compresa tra i 18 e i 21 anni non impegnati in attività di studio e formazione, nonché figli fiscalmente a carico con età maggiore di 21 anni. L'auspicata riforma IRPEF, perché questo è il punto chiave, cioè questa riforma va inserita all'interno di una riforma poliedrica, quindi partendo dalla riforma fiscale, che dovrebbe considerare tutti questi fattori eterogenei, ponderando la misura ottimale delle detrazioni per figli maggiorenni, il coniuge e altri membri a carico, uniformando le misure delle detrazioni residue. Fondamentale, e qui mi taccio, dovrà essere l'interazione, anche mediante accesso a banche dati comuni, tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento ai flussi di benefici in termini di assegno unico, detrazioni e compensazioni di imposte e contributi, nonché ai relativi tempi di esecuzione delle operazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Adesso in rappresentanza della CUB interviene Francesca Luzzi, responsabile Centro Servizi. Prego.
Grazie per la convocazione. Allora, leggo la nota che invieremo poi a seguire. Allora, il rinvio dell'attuazione dell'assegno unico universale per i figli a carico ha reso necessaria l'introduzione di queste due misure provvisorie, l'assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. Di fatto, le suddette misure potenziano momentaneamente, solo momentaneamente, le prestazioni a sostegno delle famiglie con figli a carico, allargano la platea dei beneficiari, aumentano seppur di poco gli importi degli attuali assegni al nucleo familiare e soprattutto non prevedono ancora il superamento e la soppressione di tutti gli altri sostegni destinate alle famiglie, le detrazioni, il premio alla nascita, il bonus bebè, bonus asilo nido, assegno al terzo figlio e via dicendo. Analizzando però le due misure nel dettaglio, è evidente che tali misure non potranno coesistere a lungo perché sono oggettivamente troppo diverse tra loro. Prendono a riferimento due diverse tipologie di nucleo familiare e due diverse tipologie di reddito. L'assegno al nucleo familiare, istituito nel 88, si calcola sulla base del reddito complessivo ai fini fiscali dei soli componenti il nucleo familiare degli aventi diritto agli assegni. Mentre, quindi diciamo che, come sappiamo tutti, in una famiglia in cui ci sono più persone, se il figlio maggiorenne lavora ma non ha diritto agli assegni, non viene considerato il reddito del figlio maggiorenne. Mentre, l'ammontare dell'assegno temporaneo è determinato sulla base della condizione economica complessiva della famiglia attestata dall'ISE. L'ISE è un indicatore che prende a riferimento il nucleo familiare nel complesso, da stato di famiglia, includendo ad esempio nel calcolo anche i nonni o altri familiari residenti nel nucleo, e prende in esame quasi sempre i redditi e i patrimoni dei 2 anni precedenti la dichiarazione, rischiando di non considerare spesso eventuali recenti cambiamenti delle condizioni lavorative imposte dall'attuale crisi. Tale strumento, infatti, nonostante le continue implementazioni da parte dell'INPS, ancora non è in grado purtroppo di fornire un'esatta misura del livello economico complessivo della famiglia, in particolare quando i cittadini utilizzano il modello precompilato. Non esistono ancora purtroppo tutti i controlli su alcune tipologie di reddito, come ad esempio il reddito da lavoro domestico o come ad esempio i dati inseriti dal contribuente direttamente online non vengono tutti verificati. Abbiamo riscontrato, ad esempio, che addirittura cittadini stranieri di nazionalità straniera possono tranquillamente indicare di essere cittadini italiani. L'utilizzo del valore ISE, previsto anche per il futuro assegno unico universale per i figli a carico, senza, a nostro avviso, senza un serio contrasto all'evasione fiscale e a fronte dell'attuale sistema fiscale, rischia di penalizzare sostanzialmente alcuni nuclei familiari e favorirne altri. Riteniamo che la definizione dell'assegno unico universale per i figli debba essere strettamente connessa all'attuazione di un vero e proprio contrasto all'evasione fiscale e di una completa riforma del modello fiscale esistente, al fine almeno di renderlo ugualitario. Tale duplice intervento è imposto dall'alto tasso di evasione fiscale che penalizza soprattutto i percettori di reddito fisso, i lavoratori dipendenti e i pensionati, aumentando la disuguaglianza tra il 20% più ricco della popolazione e il 20% più povero. Un fenomeno che purtroppo in Europa mette l'Italia ai primi posti. Va evidenziato che, secondo i dati forniti dal MEF per il 2018, ad esempio, il 50% dei contribuenti IRPEF si colloca tra 15.000 e 50.000 euro. Quindi, un intervento delle modifiche fiscali che non valutino attentamente questo dato finirebbe per neutralizzare i benefici dell'applicazione dell'assegno unico.
Condividiamo l'obiettivo della legge 46 del 1 aprile 2021 di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, riordinando, semplificando e potenziando le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico. Ma date le attuali risorse economiche a disposizione, a nostro avviso servirebbero almeno ulteriori 6 miliardi per attuare il Family Act in maniera soddisfacente per le famiglie. E soprattutto ci preoccupa il previsto graduale superamento e la soppressione delle misure attualmente esistenti destinate alle famiglie con figli a carico. Chiediamo pertanto che venga avviata in via propositiva una seria discussione sul tema con le parti sociali al fine di valutarne gli impatti. Considerando inoltre il costante calo della natalità italiana, una delle più significative in Europa, auspichiamo che, come in quasi tutti i paesi europei dove avere figli è considerato un interesse collettivo, vengano attuate serie politiche di sostegno alla natalità. La Francia, ad esempio, è riuscita a riservare alle famiglie un trattamento unico che ha consentito un nuovo boom demografico, applicando il famoso quoziente familiare, un metodo grazie al quale le entrate delle famiglie sono sommate, vengono sommate e poi suddivise per numero di componenti della famiglia stessa, in modo da tassare non tanto il reddito unitario percepito, quanto il reddito disponibile per ogni componente familiare. Uno strumento chiaro e trasparente che a nostro avviso permette di ottenere esattamente l'effetto opposto prodotto dall'ISEE. Purtroppo ancora non conosciamo in dettaglio le tabelle del futuro assegno unico, ma se gli importi dovessero essere simili a quelli previsti per l'assegno temporaneo, considerando anche solo l'abolizione delle detrazioni attualmente in vigore, i lavoratori del ceto medio sicuramente verrebbero penalizzati. Sarebbe quantomeno opportuno stabilire una soglia minima per l'assegno unico al fine di mantenere almeno le condizioni attuali. In conclusione, valutiamo sicuramente positivamente l'intenzione di attuare nuove politiche a sostegno delle famiglie e della natalità e la decisione di destinare ulteriori risorse ai CAF, ma chiediamo con forza il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di definizione dell'assegno unico universale e dell'intero Family Act. Aggiungiamo comunque, infine, per dare un contributo, alcune osservazioni per addetti ai lavori che sicuramente chi mi ha preceduto in qualche maniera ha già anticipato. Nell'assegno temporaneo, al contrario di quanto è previsto per l'assegno al nucleo familiare, rimangono esclusi i figli residenti all'estero, i possessori di permesso di soggiorno diversi da quelli rilasciati per lavoro dipendente o ricerca, e si toglie di fatto la possibilità di poter richiedere gli arretrati. Auspichiamo che tali criteri non saranno applicati anche all'assegno unico. Inoltre, con l'eliminazione delle detrazioni per figli a carico, le famiglie con figli maggiorenni studenti saranno penalizzate. Chiediamo che venga attuato una misura a sostegno e per supplire questa mancanza. Abbiamo notato inoltre, e questo è più un dato tecnico, che nella procedura telematica che ha presentato nei giorni scorsi l'INPS ai patronati, tra le dichiarazioni di responsabilità, il richiedente deve dichiarare che il proprio nucleo familiare non percepisce il reddito di cittadinanza, mentre la compatibilità con il reddito di cittadinanza è espressamente previsto dall'articolo 4 del decreto legge 79 dell'8 giugno. Sicuramente segnaleremo questo problema all'INPS, però intanto lo segnaliamo con voi, cioè una procedura che non consente la compatibilità con il reddito di cittadinanza. Inoltre, infine, diciamo che non condividiamo l'ipotesi di rinnovo automatico delle domande di assegno al nucleo familiare d'ufficio da parte dell'INPS, anche se sembra che questa ipotesi in questi giorni sia stata superata e a breve verrà data la possibilità di inserire nuove domande.
perché rinnovare automaticamente le domande di assegno al nucleo familiare aumentando soltanto gli importi significherebbe erogare gli importi degli ANF sulla base dei redditi complessivi 2019, che sicuramente non tengono conto delle diminuzioni sostanziali dei redditi che è avvenuta nel 2020 a causa della crisi Covid, che ha comportato perdita di posti di lavoro e il ricorso massivo alla cassa integrazione. Invieremo la nota in giornata. Ringrazio la Commissione per la convocazione. Grazie a tutti. Grazie a lei. Adesso io chiedo se ci sono interventi da parte dei senatori presenti o collegati. Se c'è qualcuno da remoto che vuole intervenire, è pregato di alzare la mano, altrimenti noi congediamo i nostri auditi. Non ci sono richieste di intervento. Allora, io vi ringrazio molto dei contributi che ci avete fornito e vi ringrazio soprattutto del fatto che le vostre osservazioni, al netto di qualche specifica insomma qualche specifico riferimento, guardano già e sono molto utili per quelli che saranno poi i decreti legislativi che arriveranno a noi alle Camere e che andranno poi, diciamo, e su quello effettivamente che andrà fatto un lavoro di insomma da parte proprio del Parlamento su quella che sarà poi la riforma a regime, posto che ovviamente qui in questa fase stiamo parlando di un decreto ponte, quindi temporaneo, per cui insomma credo che queste audizioni siano state molto importanti anche in visione del lavoro che noi dobbiamo fare poi sui decreti legislativi sui quali il governo sta lavorando. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza e vi auguro buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Al fine di permettere ai senatori di intervenire e poi a lui stesso di replicare. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Se mi è possibile vorrei condividere con voi una presentazione in modo da poter illustrare in dettaglio i numeri, le stime, l'impatto della misura, misura su cui noi abbiamo lavorato molto e stiamo lavorando molto anche in queste ore. Posso presentare una... Condividere, ecco. Sì. Permesso. Mi sembra che non vedo la... Chiedo scusa, sto prendendo la presentazione. Sto cercando di prendere la presentazione. Ecco, adesso dovreste vederla. La vedete? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, questa è una misura molto importante, l'agenda politica ha dato priorità ad essa, la legge delega che noi abbiamo anche preso in considerazione, 46 del 1 aprile 2021, prevede l'istituzione di uno strumento universale, calibrato sulla prova dei mezzi, cita espressamente l'ISEE,
per valorizzare soprattutto la natalità. Mi preme dire esattamente questo, che dal punto di vista teorico l'assegno unico non si presenta come una misura di, essenzialmente di contrasto alla povertà, ma di incentivo alla natalità. In questo senso il legislatore ha voluto dare, come dire, più importanza, giustamente, legittimamente, al problema demografico esistente nel Paese, considerando anche il fatto che esiste nel nostro Paese, ormai da 2 anni, una misura di contrasto alla povertà, quale il reddito di cittadinanza. La delega prevedeva che ci fossero 1 o più decreti legislativi da emanare in 12 mesi, purtroppo non si è probabilmente fatto in tempo ad emanare questi decreti e il governo ha pensato di introdurre dal 1° luglio un decreto ponte cosiddetto per permettere soprattutto ai cosiddetti incapienti, ai disoccupati e agli autonomi di aver diritto sulla base degli ISEE, quindi di una prova dei mezzi, all'assegno unico. La delega, i principi della delega li ricordate benissimo, ma per una rassegna possiamo rivederli e sintetizzarli in questa slide. Mi preme soprattutto sottolineare il fatto che l'importo del beneficio deve essere maggiorato, così anche nell'importo dell'assegno unico temporaneo, deve essere maggiorato per i figli con disabilità in una misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. La misura ha carattere di universalità, però è progressivo, cioè diminuisce man mano che aumenta il reddito. Nel regime dal 1° gennaio 2022 l'assegno unico universale progressivo dovrà prevedere la graduale sostituzione o eliminazione di una serie di misure oggi gestite dall'istituto: gli assegni al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, le detrazioni fiscali per i figli a carico, gli assegni familiari che esistono per particolari categorie ancora oggi di pensionati, di autonomi pensionati, gli assegni al nucleo familiare con almeno 3 figli riconosciuti dai comuni, l'assegno di natalità e i premi alla nascita. Tutte queste misure oggi gestite dall'istituto raccolgono circa 20 miliardi di euro all'anno. Nelle more quindi di questa misura a regime, abbiamo su indicazione del governo, col decreto che è uscito l'8 di giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale, abbiamo previsto una misura temporanea con una procedura ad hoc appena rilasciata dall'istituto, meglio ieri rilasciata dall'istituto. Oggi abbiamo un messaggio ufficiale dell'istituto, la legge uscita in Gazzetta Ufficiale indicava come termine massimo per la circolare, per il messaggio sulle indicazioni da pubblicare entro il 30 di giugno. L'istituto ha potuto seguire passo passo il decreto ponte, è uscito oggi con un messaggio di chiarimento per la domanda, è uscito invece venerdì scorso per le indicazioni sugli assegni al nucleo familiare maggiorati, come prevede appunto il decreto ponte, maggiorato per i figli dei lavoratori dipendenti. Quindi gli ANF continueranno a essere corrisposti alle famiglie dei lavoratori dipendenti assimilati con una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio. Per i nuclei familiari con almeno 3 figli, gli importi invece sono maggiorati di 55 euro per ciascun Presidente, scusi, deve riattivare l'audio. Non la sentiamo più. Non la sentiamo. Non mi sentite? No, aveva disattivato l'audio involontariamente. Chiedo scusa. Ci siamo fermati alla slide precedente, quindi... Allora riprendo. Dove dicevo essenzialmente che rimangono le detrazioni familiari, le detrazioni fiscali, e rimangono anche gli assegni al nucleo familiare
maggiorati, dicevamo, di 37 euro o di 55 euro a seconda che siano appunto fino al secondo figlio o dal terzo figlio in poi. Ora, concentriamoci invece sull'assegno unico vero e proprio, come è stato costruito. Esso spetta pienamente, quindi nella misura di 168 euro, per coloro che hanno un ISEE non superiore ai 7.000 euro. Per un ISEE tra 7.000 euro e 15.000 euro si riduce in modo lineare fino a raggiungere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15.000 euro. Per un ISEE tra 15 e 40.000 euro l'assegno si riduce in misura lineare fino ad assumere in corrispondenza di 40.000 euro di ISEE un valore pari a 30 euro mensili. Per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro, l'assegno rimane a 30 euro per ciascun figlio oppure a 40 euro nel caso in cui siano presenti più di due figli. Dopo i 50.000 euro l'assegno non spetta. L'istituto ha costruito questo grafico per semplificare, per rendere evidenti tutte le informazioni che sono presenti nel messaggio di oggi, ma sono presenti anche sul sito. Se il Senato e i senatori avranno pazienza, alla fine mostrerò anche in anteprima ai senatori la procedura che abbiamo messo in campo in poco tempo per permettere agli utenti di accedere, a circa 2 milioni di utenti, di accedere a questa misura, una misura super semplificata, costruita con l'approccio once only, cioè con il fatto che i dati che sono già presenti in istituto non vengono richiesti agli utenti. Dunque, dicevamo, questa è il trend, la diminuzione al crescere dell'ISEE, la diminuzione dell'assegno al crescere dell'ISEE. Si parte da un assegno massimo nel caso appunto i nuclei siano con 5 figli almeno o più, pari a 1.100 euro circa, la linea blu in alto la vedete, questo assegno decresce in presenza successivamente a 7.000 euro, subisce un'ulteriore riduzione importante da 15.000 euro in poi e subisce un'ulteriore riduzione importante dai 40.000 euro in poi. Il dettaglio analitico delle misure, della misura che probabilmente già riconoscete, che l'Istituto ha riportato in questo messaggio che dicevo prima, è il seguente. Quindi avremo un nuovo assegno di 168 euro per ISEE a 7.000 euro, oppure in presenza di tre figli l'assegno è di 653 euro. In presenza di cinque figli l'assegno appunto è di 1.089 euro. Assegno che si riduce a zero in caso di ISEE pari a 51.000 euro. Parallelamente è stato incrementato, maggiorato, come vedete, anche l'assegno al nucleo familiare di 37 o 55 euro, dicevamo. Tuttavia, quindi a 7.000 euro i due assegni, l'assegno temporale e l'assegno nucleo familiare, sono essenzialmente gli stessi, 168 euro e 168 euro nel caso appunto, nei rispettivi casi di assegno unico e di ANFI maggiorato. Tuttavia, nel caso di ANFI maggiorato, decresce in maniera più veloce, però bisogna ricordare che gli ANF oggi, anche in questo periodo transitorio, continuano a essere dati sulla base del reddito familiare e non sulla base dell'ISEE. Come sappiamo, un ISEE di 50.000 euro può corrispondere in presenza di quattro figli anche a un reddito di 150.000 euro. Al contrario, gli ANF non si basano sul ISEE, ma sul reddito familiare. E soprattutto gli ANF anche per il 2021 sono stati distribuiti alle famiglie dal 1 gennaio 2021. Il nuovo assegno invece è elargito dal 1 luglio del 2021. L'assegno ponte prevede la compatibilità con il reddito di cittadinanza, così come prevede anche la delega. Tuttavia, ai beneficiari dello strumento del reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde di ufficio, con una semplificazione enorme, quanto spettante dell'assegno unico. E quanto spettante dell'assegno unico è calcolato riducendo dalla quota imputabile ai figli del reddito di cittadinanza
riducendo quindi dall'assegno unico teoricamente spettante la quota che sarebbe altrimenti distribuibile con il reddito di cittadinanza per i figli. Il coefficiente nella scala di equivalenza per i beneficiari di reddito di cittadinanza è pari a 0,2, quindi su un beneficio medio di circa 587 euro al nucleo familiare di reddito di cittadinanza, la quota del figlio sarebbe di 84 euro circa. Quindi questa quota di 84 euro è sottratta teoricamente dall'assegno unico, ma è distribuita l'assegno unico di 168 euro, quindi 168 euro meno 84 euro, questa differenza viene caricata direttamente sulla carta di reddito di cittadinanza ai nuclei appunto con almeno un figlio. La formula che ho cercato di spiegare come dire a parole in questo momento sostanzialmente tiene conto della quota che vedete appunto al numeratore di questa frazione indicato con QMI, che sarebbe appunto lo 0,2 della scala di equivalenza di ogni figlio, cui invece la somma delle scale di equivalenza. La frazione tra la quota imputabile ai figli diviso appunto la somma della scala di equivalenza di tutto il nucleo moltiplicato per l'importo teorico del reddito di cittadinanza è ciò che viene sottratto dall'assegno unico spettante. Un esempio per chiarire ancora meglio quanto l'istituto farà in osservanza al decreto Ponte è espresso in questa tabella. Con un nucleo dove è presente almeno un minore, l'importo medio, quindi medio teorico del reddito di cittadinanza attualmente è di 638 euro, quindi almeno un minore con almeno un adulto, 638 euro. L'importo mensile dell'assegno temporaneo, abbiamo detto, è di 268 euro. L'importo medio che dei 638 euro andrebbe attribuito al figlio all'interno del nucleo del reddito di cittadinanza è di 81 euro. Quindi questi 81 euro si sottraggono ai 168 euro e l'importo complessivo del reddito di cittadinanza quindi sarà uguale a 724 euro. In presenza appunto di un figlio, in presenza di più figli, di cinque figli, ad esempio, l'importo complessivo reddito di cittadinanza e assegno unico temporaneo può arrivare a 1.525 euro, in presenza di cinque figli almeno, dicevamo. Quindi, se da una parte, come dire, viene tolto la quota attribuibile ai figli minori all'interno del nucleo del reddito di cittadinanza, dall'altro viene restituito un importo via via crescente ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza in presenza di nuclei che crescono in termini di figli. Quindi in questo caso è presente una certa progressività della misura perché dà ai nuclei con maggiori figli un reddito crescente. L'INPS gestisce la domanda, quindi Presidente, se mi permetti, vorrei illustrare brevemente, anche perché in questo modo i senatori ne possono dare adeguata comunicazione, l'Istituto lo farà ovviamente con i suoi canali ufficiali, visto l'importanza della misura e la platea che interesserà da oggi in poi, e la domanda sarà presente sul sito dal 1 di luglio, sul sito dell'Istituto dal 1 di luglio 2021. E tuttavia quello che raccomanderemo agli utenti è che la domanda non dovrà essere presentata necessariamente il 1 di luglio. Gli utenti hanno tempo dal 1 di luglio fino al 30 di settembre per fare domanda di assegno unico e riceveranno, anche se presenteranno domanda a settembre, gli arretrati dal 1 di luglio. Quindi non c'è nessuna fretta, e questo è quello che raccomanderemo agli utenti, di presentare domanda il 1 di luglio, ma potranno farlo per tutto luglio, agosto e settembre e riceveranno l'assegno dal 1 di luglio in poi.
dei successivi mesi la domanda sarà sincrona, mese per mese riceveranno gli assegni man mano che faranno domanda. La misura, dicevamo, è gestita in pochissimi passi, in pochissime slide, dalla home autenticandosi l'utente con PIN o con SPID, potrà in semplici passi arrivare alla presentazione della domanda. Vi faccio vedere velocemente la domanda in anteprima, proprio perché appunto ieri abbiamo rilasciato questa stessa domanda che andrà in online dal 1° luglio, faremo qualche piccolo aggiustamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ma sostanzialmente la domanda è questa. Questa è la home in cui appunto c'è l'informativa generale sull'assegno temporaneo, c'è la possibilità di consultare e gestire le domande già presentate, c'è la possibilità di completare le domande presentate dall'altro genitore, c'è la possibilità di presentare una nuova domanda come tutore nei casi appunto di specie, oppure c'è un tutorial, un video che vedete nell'ultimo tasto, dove si può sostanzialmente imparare a vedere come una domanda può essere presentata. Ma sostanzialmente la domanda prevede due dati, ripeto, prevede due dati: il codice fiscale e l'IBAN, niente di più di questi due dati, il codice fiscale e l'IBAN. Quindi l'utente si identifica, identificandosi gli compare già il codice fiscale del richiedente, inserisce il codice fiscale del minore e successivamente inserisce i dati per il pagamento, IBAN oppure bonifico postale, che adesso vi faccio vedere velocemente. Questa è la schermata in cui l'utente dovrà inserire il codice fiscale del figlio, dovrà indicare se il figlio è disabile oppure no, dovrà indicare se l'affido è condiviso e quindi in questo caso mettere il codice fiscale dell'altro genitore, che poi dovrà intervenire successivamente. Ma anche se l'altro genitore non interviene, al genitore richiedente verrà comunque corrisposto quanto spettando, ovvero il 50% nei casi appunto di specie. La domanda si conclude appunto con l'inserimento delle modalità di pagamento, che può essere un conto postale oppure l'accredito sul libretto postale oppure un conto corrente estero SEPA oppure una carta prepagata IBAN, e questo controllo di verifica tra IBAN e codice fiscale lo facciamo anche noi automatizzando grazie a un accordo che nei mesi scorsi abbiamo stipulato con le ABI, con ABI. E quindi una volta inseriti questi due dati, cioè il codice fiscale e le modalità di pagamento, l'utente dovrà sottoscrivere le dichiarazioni di responsabilità e quindi che non beneficia ad esempio di ANF oppure che non è beneficiario di reddito di cittadinanza, perché appunto i beneficiari di reddito di cittadinanza li trattiamo automaticamente sulla procedura stessa di reddito di cittadinanza, e dovrà prendere visione dell'informativa sulla privacy. Ed è tutto qui, finisce tutto qui, invia la domanda e scaricherà la ricevuta. Questa è una schermata in cui sostanzialmente è presente il numero di telefono dell'utente e la sua mail, ovviamente in questo caso fittizia. Questi sono i dati di riepilogo, e l'utente dovrà confermare l'invio della domanda e scaricarsi una ricevuta che potrà appunto tenere in caso appunto di ricorso o in caso di mancato pagamento per qualche motivo. Quindi la procedura è estremamente semplificata, si presenta appunto sul portale dell'istituto oppure tramite un patronato oppure tramite i contact center. È una procedura che ha accolto fin dall'inizio le grandi innovazioni che l'istituto negli ultimi mesi ha effettuato, proprio per andare incontro non solo alle enormi richieste dovute alle cause note della pandemia, tutti i bonus che il governo ha creato e che l'istituto ha distribuito, con un piano appunto di innovazione digitale che l'istituto ha presentato nella primavera dello scorso anno. Io mi fermerei qui, se non ci sono altre domande sono a disposizione. Ci sarebbero poche cose che vorrei aggiungere, se mi è permesso ancora, anche se ho sforato i termini, Presidente,
Presidente, vediamo se non ci sono domande da parte dei senatori. Le lascio ancora qualche minuto. Vediamo se ci sono, perché abbiamo senatori collegati da remoto. Vediamo se non ci sono domande, le lascio ancora 2 minuti per integrare. Non ci sono domande? Non ci sono domande, per cui le lascio ancora 2 minuti per integrare. Prego. Presidente, mi sente? Aspetti, Presidente Tridico, aspetti, perché abbiamo il senatore Laus, che è anche relatore del provvedimento, che probabilmente vuole intervenire. Prego, senatore. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Tridico, mi scuso, sono in difficoltà perché sono in autostrada, sto guidando, comunque ho il viva voce. Solo una telegrafica domanda al Presidente. Nelle audizioni precedenti, no, adesso non ricordo chi degli auditi, quale organizzazione sindacale, aveva fatto notare, io non ho avuto modo di leggere la domanda predisposta dall'INPS, aveva fatto notare una discrepanza sulla questione relativa ai percettori del reddito di cittadinanza. In pratica, nel modulo bisogna dichiarare, si diceva, l'interessato deve dichiarare di non percepire il reddito di cittadinanza, quando invece c'è la compatibilità con il reddito di cittadinanza. Quindi è come se fosse un po' fuorviante la predisposizione. Mi chiedo se è un errore o è stata una, diciamo, esposizione non corretta da parte di chi è stata audita precedentemente. Solo qua, un piccolo dubbio. Grazie Presidente, grazie a lei Presidente Tridico. Grazie senatore Laus, prego. Sì, confermo, presidente Tridico, pare che da quanto ci è stato detto che ci siano dei patronati che abbiano rilasciato questa procedura dove appunto devi dichiarare di non essere percettore, quindi questo ovviamente confligge con quanto prevede la norma. La procedura ovviamente nostra non è dei patronati, noi la condividiamo, la mettiamo in cooperazione applicativa con i patronati, ma la procedura è nostra, dell'INPS. Comunque, per fare chiarezza, confermo, l'utente deve dichiarare nella procedura dell'assegno unico che vi ho appena presentato, deve dichiarare di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza. Perché? Perché se è beneficiario di reddito di cittadinanza, l'assegno unico glielo paghiamo, come ho detto prima, sulla carta di reddito di cittadinanza, con quella formula, che è frutto di un accordo politico, con quella formula che deduce la quota attribuibile al minore all'interno del reddito di cittadinanza, al netto appunto di quella quota attribuisce l'assegno unico direttamente sul reddito di cittadinanza, sull'assegno unico. Chiedo scusa, attribuisce la quota dell'assegno unico al netto della quota attribuibile al minore del reddito di cittadinanza direttamente d'ufficio. Ma anche se l'utente dovesse dire, come dire, non dovesse dichiararlo oppure dovesse mentire, noi lo controlliamo automaticamente, quindi sappiamo se l'utente è beneficiario di reddito di cittadinanza oppure no. Quella è una dichiarazione di responsabilità, è prevista dalla legge, quindi lo deve fare. Nel momento in cui dichiara di essere beneficiario di reddito di cittadinanza, in realtà la domanda non la presenta proprio, non può andare avanti perché noi glielo riconosciamo d'ufficio sulla carta di reddito di cittadinanza. Quindi in ogni caso noi riusciamo a intercettare la veridicità della sua risposta e correggerlo, oppure o non pagarlo in caso di dichiarazione mendace, con le conseguenze del caso. La dichiarazione è prevista dalla legge, lo deve fare, ma nel caso appunto di beneficiario di reddito di cittadinanza con nuclei, con presenza nel nucleo di minori, noi carichiamo automaticamente quanto dovuto sulla carta di reddito di cittadinanza. Non so se ho risposto alla sua perplessità. Chiarissimo, chiarissimo. Sì, adesso sì, molto chiaro. Grazie. È stato molto chiaro, grazie Presidente, chiarissimo, grazie. Presidente, se non ci sono domande, io vorrei finire per dare anche uno sguardo a quello che potrebbe succedere da qui al 1º di gennaio. Sì, velocemente, Presidente, perché fra qualche minuto poi abbiamo anche Istat, quindi le lasciamo qualche minuto ancora, prego. Dunque, ovviamente nei prossimi mesi il Parlamento, il Governo dovrà lavorare per
prevedere quanto, per introdurre quanto previsto dalla delega, ed in particolare dovrà dirci che cosa dobbiamo fare della QAF, della contribuzione QAF. Va eliminata oppure va estesa a tutti i lavoratori autonomi? Questo è un punto importante che, come dire, è importante soprattutto saperlo per tempo, perché questo dovrà essere un'informazione importante che dovremmo dare attraverso i nostri stakeholder, attraverso i consulenti, attraverso l'azienda, ai lavoratori stessi. Come si modificano gli ANF? E questa è una seconda domanda che consegno al Parlamento per prevederlo nel decreto legislativo che dovrà essere a regime. Come si modificano gli ANF per i coniugi in presenza di figli e le detrazioni per coniuge a carico? Questo è un aspetto importante, molto delicato, che dovrà comunque essere disciplinato entro il primo di gennaio. Cosa succederà per figli tra 18 e 21 anni? Nella delega è previsto appunto il contributo fino a 21 anni, se in presenza di un percorso di formazione. Due piccole questioni che riguardano la compatibilità con il reddito di cittadinanza sono le seguenti. Si deve rivedere, a nostro avviso, si dovrebbe rivedere la scala di equivalenza anche in entrata del reddito di cittadinanza, che oggi è uniformata all'assegno unico soltanto in uscita. Quindi, come dire, oggi l'assegno unico considera una scala di equivalenza implicitamente più generosa in uscita, ma il reddito di cittadinanza in entrata considera, come sappiamo, una scala di equivalenza familiare penalizzante per famiglie numerose. Un ultimo commento che, soprattutto come gestore di questa misura, vorrei consegnarvi, è la complessità che oggi c'è, riusciamo a gestire per i prossimi 6 mesi, comunque una complessità importante, non è sicuramente una semplificazione, che riguarda i limiti e i vincoli di spesa oggi presenti sulla carta del reddito di cittadinanza, anche in presenza di assegno unico per la quota minori. Come sapete, il reddito di cittadinanza sulla carta ha un limite di spesa di 100 euro e ha delle limitazioni di spesa per determinati prodotti e merci indicati da appunto codici merceologici. Tuttavia oggi abbiamo previsto che sulla carta confluisce anche l'assegno unico, una parte di assegno unico. Noi oggi riusciamo a gestire con molta complessità queste due parti di beneficio, RDC e assegno unico, in modo diverso, con i limiti previsti dalla legge per il reddito di cittadinanza e con l'assegno unico. Però effettivamente costituisce una non semplificazione per gli utenti, una complessità gestionale importante. Quindi inviterei, se possibile, il legislatore a riflettere su questo, soprattutto per la misura a regime. Mi fermo qui e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Presidente, grazie anche per gli spunti che ci ha dato, perché credo che poi sui decreti legislativi dovremo andare anche, insomma, ad approfondire questi aspetti e ci aspetta un grande lavoro. Io la ringrazio ancora per la disponibilità e per tutti gli spunti, anche per averci anticipato la procedura. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. È ora prevista l'audizione dell'Istat, rappresentata dal presidente professor Giancarlo Blangiardo e dal dottor Fabio Bacchini, dirigente del Servizio Analisi Dati e Ricerca Economica. Chiedo di limitare l'intervento in 15 minuti complessivi, così da permettere ai senatori di intervenire e poter replicare. Grazie, vi do la parola, prego. Grazie Presidente. Sì, il mio intervento sarà estremamente, dico, nel senso che sono su 2 punti. Innanzitutto una breve valutazione di quella che è la situazione demografica del nostro paese e secondariamente i risultati di quella che è stata la simulazione rispetto agli effetti del provvedimento in oggetto. Per quanto riguarda la prima parte, cioè il quadro di riferimento della situazione demografica del nostro paese, io credo che ci siano alcuni punti fondamentali da sottolineare, ossia l'aumento della sopravvivenza, se escludiamo la del 2020, la diminuzione della natalità in maniera fortemente accentuata da ormai
una quasi quindicina d'anni, la stessa diminuzione della popolazione che ha perso circa 1 milione di abitanti tra il 1 gennaio del 14 e il 1 gennaio del 21 e naturalmente l'invecchiamento della popolazione. Le nascite, e questo è l'elemento, come dire, più direttamente interessato dal provvedimento, le nascite sono passate da 577.000 unità nel 2008 a 404.000 nel 2020. Direi che il 2020 ha subito gli effetti del Covid rispetto alla natalità in maniera ancora tutto sommato marginale. Quello che credo sarà più preoccupante sarà il 2021, perché di fatto nel 2020 noi abbiamo visto nel mese di dicembre, rispetto al dicembre dell'anno precedente, una caduta dei nati nell'ordine del 10%, in qualche modo legata ai concepimenti, ai minori concepimenti avvenuti ad aprile, ma abbiamo visto nel 21, a gennaio, una diminuzione del 14% rispetto al gennaio dell'anno precedente, quindi l'effetto di aprile è stato più marcato. Abbiamo avuto anche a febbraio un'ulteriore più ridotta riduzione. Sembra che il dato di marzo segni in qualche modo un ritorno alla normalità, diciamo così, ma attenzione perché poi la seconda ondata e quindi l'effetto di paura generato dalla seconda ondata probabilmente produrrà nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre del 2021 una diminuzione di natalità legata in qualche modo ai concepimenti della fine dell'anno precedente. La conclusione di tutto questo è che il 2021 lascia intendere un bilancio di nati che presumibilmente scenderà sotto la soglia delle 400.000 unità. Ancora una volta il record della più bassa natalità di sempre nella storia del nostro paese. Ora, le cause di tutto questo sono di varia natura. Al di là dell'effetto Covid, direi che c'è una tendenza comunque di fondo che fa sì che la natalità subisca gli effetti di situazioni di difficoltà che incontrano le famiglie, le donne, nel generare i figli. Difficoltà di vario ordine legate agli aspetti, come dire, normativi di conciliazione del lavoro, di mancanza di adeguate strutture di cura, ma anche naturalmente effetti di natura economica. I figli costano, quindi è chiaro che chi se ne fa carico in qualche modo sopporta anche un onere di natura economica ed in questo senso io credo che l'intervento di cui stiamo trattando e degli sviluppi che probabilmente avrà in seguito è in qualche modo un tentativo per cercare di arginare questo tipo di difficoltà che porta ai risultati di cui ho parlato poco. Non è un caso che i recenti dati che Istat ha prodotto sulla povertà mettono in evidenza 1.337.000 minori in povertà, cioè che vivono in famiglie in stato di povertà, e mette in evidenza come, ancora una volta, e lo conferma, la presenza di figli nelle famiglie rappresenta un fattore di indebolimento, di impoverimento, potremmo dire. Ora, detto questo, quindi chiarita l'esigenza, la necessità, direi inderogabile, di avere una forma di aiuto anche di natura economica, veniamo a quello che è stato un po' l'effetto della simulazione per cercare di mettere in evidenza, almeno per quanto riguarda il provvedimento in discussione, quali potrebbero essere gli effetti e su chi verrebbero ad esercitarsi questi effetti. Ebbene, in questo senso noi abbiamo appunto svolto una simulazione. Diciamo che partendo dall'idea, cioè dalle norme, dalle regole, secondo cui l'assegno verrà corrisposto a famiglie con figli minori in base alla legislazione vigente non hanno diritto agli assegni per il nucleo, e quindi c'è questa possibilità, c'è un indicatore economico di 50.000 euro, l'ISEE, e gli importi decrescono in funzione dell'ISEE. Poi una maggiorazione degli assegni familiari con un aumento di 37 euro e mezzo mensili per ciascun figlio per famiglia che hanno fino a due figli e un aumento pari a 55 per quelli con tre o più figli. Quindi sono due cose. Da un lato il beneficio a chi non ha avuto nessuna forma di beneficio in questo senso e dall'altro una maggiorazione per la presenza dei figli. Ebbene, veniamo agli effetti dei provvedimenti così come risulta dalla simulazione che Istat ha svolto. Gli effetti dei due provvedimenti temporanei per le famiglie con figli sono calcolati, li abbiamo calcolati per differenza fra lo scenario con la legislazione vigente e i redditi dell'anno 2020 e abbiamo immaginato uno scenario ipotetico con l'implementazione delle due misure che entreranno in vigore nella seconda metà del 2021. Allora, le stime portano a questi risultati. Mostrano che il 5,5% delle famiglie italiane potrà beneficiare dell'assegno temporaneo e il 15,8% della maggiorazione degli assegni familiari.
Entrambe le misure risultano molto progressive rispetto al reddito delle famiglie. Nel quinto più povero, cioè fatta la distribuzione dei redditi e identificato la categoria, l'insieme di famiglie con i redditi più bassi, quindi il quinto e il 20% di coloro che sono in una condizione peggiore dal punto di vista economico, hanno un beneficio, o meglio il 10,4% di queste famiglie sono beneficiari dell'assegno temporaneo, mentre è solo l'1,3% se si va a considerare le famiglie di quello che è l'insieme di coloro che hanno i redditi più alti, il quinto con reddito più ricco. Similmente, la maggiorazione degli assegni al nucleo familiare favorisce il 22,6% delle famiglie del primo quinto, quindi diciamo le più povere, e solo il 3,7% dell'ultimo. Secondo la simulazione, nel secondo semestre del 2021 l'importo medio dell'assegno temporaneo sarebbe pari a 962 euro, medio naturalmente, mentre quello della maggiorazione 377 euro. L'ammontare è distribuito in maniera moderatamente progressiva, con gli importi medi più significativi per le famiglie appartenenti al primo e al secondo quinto, quindi le più povere, quindi quelle a livelli di reddito più basso, e una maggiore progressività dell'assegno temporaneo disegnato sulla base dell'ISEE. Per le famiglie beneficiarie del quinto più povero, l'assegno temporaneo fornisce un contributo significativo pari al 6,9% del reddito familiare, quindi ha un certo rilievo anche in relazione, in termini relativi, in relazione al reddito familiare. L'86,6% della spesa per l'assegno temporaneo e l'81,5% di quella per la maggiorazione sono destinati alle famiglie con redditi bassi o medi appartenenti ai primi tre quinti della distribuzione dei redditi. Quindi sostanzialmente, quasi integralmente, vengono beneficiate famiglie che si trovano in questa condizione bassa o quantomeno medio-bassa. In conclusione, questa misura, abbiamo anche degli indicatori che misurano in qualche modo la varietà dei redditi nel sistema paese. Ebbene, con questa misura l'indice di Gini, che è il termometro che in un certo senso misura questo tipo di distribuzione, passa dal valore di 30,21 a 29,96, quindi scende leggermente. Ricordo che l'indice di Gini ha come valori estremi 0 o 100, e 0 è quando c'è una perfetta equidistribuzione, 100 quando c'è la massima concentrazione. Quindi diciamo che ci si muove, ma molto lentamente, con questa misura, verso una situazione di più redistribuzione. Ecco. Questi sono in sintesi i risultati che sono emersi. Direi che io posso fermarmi qui e resto naturalmente a disposizione per eventuali osservazioni e domande. Grazie. Grazie molto Presidente. Chiedo se ci sono interventi da parte dei senatori, anche collegati. Se non ci sono interventi, mi sembra che la relazione sia stata chiara. Poi chiediamo di inviare la memoria definitiva. Ne abbiamo una provvisoria, se non sbaglio, quindi poi se possiamo avere la relazione anche scritta definitiva. La ringrazio allora, Presidente, buon lavoro anche ad Istat, grazie molte. A voi anche. Grazie.
interventi in 10 minuti complessivi, così da permettere ai senatori di intervenire. Vedo già collegato Maurizio Centra, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Conflavoro. Prego, dottor Centra. Grazie, signora Presidente, grazie ai senatori che sono presenti, a nome ovviamente mio personale, ma di tutta Conflavoro e del suo presidente Roberto Capobianco, vi ringrazio di questa opportunità. Noi abbiamo esaminato il provvedimento attualmente in discussione e nel considerarlo, diciamo, complessivamente in modo favorevole, prendiamo atto che si tratta comunque di un provvedimento ponte, cioè di un provvedimento che si è reso opportuno emanare nell'attesa che venga data completa attuazione alla delega di cui alla legge 1 aprile 21 numero 46, con la quale il Parlamento appunto ha affidato al Governo una materia particolarmente delicata, che è quella di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico e i carichi di famiglia mediante l'istituzione dell'assegno unico universale. Nel valutare, insomma, complessivamente questo provvedimento, ovviamente non è possibile prescindere da considerazioni sulla situazione genitoriale del nostro paese. Noi abbiamo purtroppo, come ovviamente voi ben sapete per averlo già esaminato, un tasso di natalità che è tra i più bassi del mondo. Purtroppo contendiamo al Giappone e a pochissimi altri paesi la più bassa percentuale di natalità del pianeta, e questo ovviamente sta mettendo e potrebbe mettere ancora di più a rischio non solo l'economia, ma anche gli equilibri sociali del nostro paese. Basti pensare che al tasso attuale di natalità noi nel 2010 avremo una popolazione nazionale stimata intorno ai 30 milioni di persone contro i 60 milioni dell'anno 2020. Quindi una situazione che sarebbe di gran lunga diversa da quella attuale e con un cambiamento che non avrebbe precedenti nella storia nazionale e forse anche nella storia dell'umanità. Quindi il provvedimento, la legge, insomma, 46 del 2021 di prossima attuazione sicuramente è di fondamentale importanza, tanto da ritenerla una grande opportunità per il Paese per istituire finalmente degli strumenti e adottare delle soluzioni che possano effettivamente, in modo concreto, più di quanto non sia stato fatto fino ad oggi, risolvere o invertire, se è possibile, il problema della carenza, della diminuzione, della flessione, della natalità di cui stiamo appunto parlando. Il provvedimento in questione, abbiamo detto, si configura come un provvedimento ponte. Questo è vero, ha delle caratteristiche che comunque lo rendono più che apprezzabile. Per quale motivo? Perché intanto, così come poi farà l'assegno unico, mette fine in modo anticipato a una differenza tra soggetti percettori di redditi diversi ma di pari valore, cioè a dire un lavoratore dipendente che ha un reddito di qualunque entità, poniamo 25-30 mila euro, e un lavoratore autonomo che ha un reddito di identica entità, sono sostanzialmente posti a livello di normativa in materia di sostegno della famiglia, della genitorialità, in modo assolutamente diverso. Attualmente, con questo provvedimento, questa disparità per la prima volta dopo tanti anni viene rimossa, e ovviamente questo sarà ancor più meglio regolamentato dal provvedimento che ci attendiamo in attuazione della delega di cui si parlava un attimo prima. Quindi positiva è questa rimozione, quindi i lavoratori vengono posti, autonomi o anche dipendenti, sostanzialmente su un livello di equiparazione. Riteniamo che questo, ovviamente, essendo la Conflavoro PMI un'associazione che si rivolge prevalentemente a piccoli imprenditori, artigiani, lavoratori autonomi,
sia una diciamo un'attenzione nei confronti di piccoli lavoratori autonomi che hanno comunque dato, contribuiscono e hanno contribuito al progresso economico del paese. E riteniamo anche sostanzialmente accettabili le condizioni dell'articolo 1 quando stabilisce come l'assegno, il nuovo temporaneo assegno neoistituito, possa e debba essere riconosciuto. Sono condizioni di assoluta ragionevolezza e anche facili da rispettare, quindi questo aspetto lo consideriamo assolutamente apprezzabile. Il fatto che sia stata affidata all'INPS la gestione del nuovo assegno, peraltro costituisce addirittura una garanzia, cioè l'INPS col sistema degli assegni per il nucleo familiare ha dimostrato in questi anni di avere un sistema che è affidabilissimo. Quindi riteniamo che possa anche in questo caso replicare le diciamo finora prestazioni più che sufficienti che ha fornito in materia sotto un profilo proprio operativo, tecnico. E ora condividiamo insomma anche il fatto che il nuovo strumento venga reso compatibile con il reddito di cittadinanza e con appunto le limitazioni che lo stesso decreto legge prevede. Ora ci permettiamo di sottolineare soltanto due cose e vado in conclusione. La prima, per quanto attiene all'articolo 1, dove forse sarebbe opportuno, e noi proponiamo, di precisare che quando si parla dei figli a carico, ora a prescindere dal fatto dell'età dei 18 anni, riteniamo che sarebbe opportuno precisare che a tal fine i figli si considerano a carico qualora ricorrano le condizioni di quell'articolo 12,2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986-917, che è appunto il testo unico per le imposte sui redditi. Questa precisazione secondo me sarebbe opportuna perché si parla in tutto il decreto legge del concetto dei figli a carico, però non avendo un riferimento normativo nel decreto legge e in realtà neanche in altre norme di facile che potrebbero essere facilmente richiamate, riteniamo che l'unico diciamo punto di precisazione potrebbe essere appunto il richiamo dell'articolo 12,2 del testo unico delle imposte sui redditi. Per quanto attiene l'articolo 3 del decreto legge, dove si parla di compatibilità, l'articolo parla dei casi in cui durante il semestre che va dal primo luglio, al 31 dicembre possano cambiare le condizioni che hanno dato origine al diritto all'assegno unico, assegno temporaneo appunto. Riteniamo che forse potrebbe essere ridotto da 60 a 30 il termine entro il quale fare, mediante sistemi telematici, la nuova dichiarazione sostitutiva unica, perché fondamentalmente il sistema IMSS, ne parlo come un utilizzatore ovviamente, consentirebbe di fare questa comunicazione di variazione dello stato delle cose che hanno dato origine all'assegno temporaneo in tempi assolutamente rapidi, e questo permetterebbe anche di evitare, qualora qualche rischio ci fosse, che talune prestazioni venissero comunque erogate a soggetti che non hanno più il diritto e magari per le loro condizioni economiche generali si rende quasi impossibile il recupero delle somme pagate in assenza delle condizioni, perché nel frattempo cambiate. Aggiungo, se mi è consentito, soltanto una ulteriore annotazione che riprende da laddove siamo partiti, ossia dalla norma generale che dà al governo il compito diciamo importante di dare attuazione all'assegno unico, perché con quella che sarà diciamo e auspichiamo il confronto, l'attività di confronto con le parti sociali, potrebbero esserci nell'attuazione della legge delega sicuramente delle opportunità inoltre, e in particolare faccio riferimento anche alla condizione femminile, perché noi
Abbiamo visto purtroppo amaramente anche in questo periodo di pandemia come le donne siano state le più colpite dalla contrazione economica e come abbiano maggiori difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Questo potrebbe, proprio in attuazione della legge 46 del 2021, trovare qualche significativo intervento correttivo ed è quello che auspichiamo. Spero di essere stato nei tempi assegnatemi e vi ringrazio ancora dell'opportunità. Buona giornata. Grazie, grazie molte, dottor Centra. Adesso ha la parola la delegazione dell'ANISELD rappresentata dal presidente Marco Ruggeri e dai membri del consiglio direttivo Roberto De Murtas e Gennaro Santoro. Prego, presidente Ruggeri. Si deve smutare? Non la sentiamo. Ah, ecco, adesso la sentiamo, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi chiamo Marco Ruggeri e sono il Presidente dell'Associazione ANISELD. La nostra associazione comprende diverse migliaia di lavoratori, impiegati soprattutto nel settore della logistica, dei trasporti e dei servizi. Nel ringraziarvi ancora per averci invitato a partecipare alla discussione di questo disegno di legge, che troviamo propedeutico alle tante famiglie in difficoltà in questo periodo storico, particolarmente difficile, soprattutto per le famiglie a basso reddito e con figli minori. In questa fase è molto importante ascoltare tutte le parti coinvolte, sia le parti sociali che le parti datoriali, che in questo momento rappresentiamo. Vista la grave crisi in cui versa il nostro Paese, crediamo sia fondamentale applicare queste misure urgenti in modo rapido ed efficace. Quindi erogandole il prima possibile alle famiglie in difficoltà, e per fare questo è fondamentale, secondo noi, semplificare e abbattere la burocrazia. Per quanto riguarda l'approfondimento tecnico del disegno di legge, lascio la parola ai consiglieri dottor Gennaro Santoro e dottor Roberto De Murtas. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Passando alla rassegna prettamente tecnica di quello che è il disegno di legge, e ascoltando anche quelle che sono le volontà dei nostri associati, dei singoli lavoratori, abbiamo pensato di proporre alcune piccole variazioni ai temi. In particolare, riferimento all'articolo 1 del decreto, al punto 3, a lettera A, punto 3, dove viene esplicitato dell'essere domiciliato e residente in Italia e di avere figli a carico fino al compimento del 18° anno di età, e vorremmo proporre l'ampliamento di portare il 18° anno di età fino al 24° anno di età. Questo per consentire alle famiglie, soprattutto a basso reddito, di poter sostenere il percorso di studi universitari dei figli. Oltre a tale modifica, c'è anche tutta la parte legata all'essere residente o meno in Italia, ovvero alla lettera punto 4, sempre dell'articolo 1. In particolare voleva proporre un ampliamento, di 2 anni continuativi nell'essere residente in Italia e proporlo a 3 anni. Questo per fare in modo che ci sia un rapporto continuativo col territorio italiano. Altra modifica che vorremmo proporre all'articolo 2, sempre in merito al punto 1, si è bloccato, non riusciamo più a sentirla. Si è bloccato. Allora, io direi, se non riusciamo a ripristinare la connessione, io direi che magari procediamo con un lavoro e poi intanto vediamo se riusciamo a recuperare ANISELD, così recuperiamo anche i tempi. Allora, per un lavoro PMI interviene il vicepresidente nazionale Giovan Domenico Guadagno. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Noi come associazione datoriale condividiamo integralmente il principio posto da questo disegno di legge e quindi che vada in una direzione di favorire ovviamente i costi dovuti al mantenimento dei figli e dall'altro punto di vista garantire pari condizioni a tutte le donne, quindi soprattutto andando a creare un meccanismo che vada in qualche modo a favorire anche coloro che sono autonome, le professioniste, coloro che sono titolari di contratti atipici, gli incapienti. Quindi uscire dalla logica della tutela esclusiva dei lavoratori dipendenti e dei percettori di NASPI per noi è un qualcosa che va assolutamente nella direzione giusta. La cosa importante però, se lo scopo è quello di fare una misura, quindi di promuovere una misura che vada veramente nella direzione di favorire la natalità, è necessario svolgere alcune valutazioni. La prima è che è necessario comprendere che ad oggi in questa proposta è previsto un contributo molto esiguo per coloro che hanno un ISEE più alto, quindi sopra i 30.000. È chiaro che in questo caso il contributo risulta molto molto esiguo e quindi rischia anche di essere poco richiesto da parte delle lavoratrici. Per questo quello che chiediamo è anche una diversa rimodulazione che magari vada nella direzione di fare questo, cioè comprendendo che con l'aumentare anche degli anni dei figli vanno ad aumentare anche le spese di gestione, quello che proponiamo, abbiamo proposto anche nel documento che abbiamo sottoposto ieri, è principalmente quello di andare a aumentare l'assegno con l'aumentare dell'età, soprattutto nell'età prescolare, nell'età scolare. Questo darebbe un contributo concreto a tutte le famiglie che hanno ovviamente dei costi aumentati in merito a questo. L'altra cosa importante potrebbe essere quella di assicurare però alle madri, quindi alle neomadri, una dote iniziale economica che possa servire per pagare quelle che sono le spese che sappiamo bene essere molto, molto importanti, che si fanno prima dell'arrivo di un figlio. Quindi da una parte un assegno crescente, dall'altra una dote iniziale per sostenere le prime spese di mantenimento e l'altro auspicio è che si vada a unificare, si vadano un po' a omogeneizzare i tanti strumenti che ad oggi ci sono e che sono anche in parte gestiti dalle regioni e in parte gestiti dai comuni. Questo per evitare di fare cosa principalmente? Di far sì che in un comune che è sensibile in un tema o che ha un bilancio anche di un certo modo, i lavoratori e le madri vengano trattate in modo diverso rispetto a un altro comune, rispetto a un'altra regione. Questo è un qualcosa di molto importante che dobbiamo cercare di evitare, poiché quelli che sono stati le varie misure sono state prese in modo autonomo molto spesso dai territori ma sono andati poi fondamentalmente nella direzione di andare a creare delle disparità di trattamento. L'altro aspetto che per noi è molto importante e che abbiamo sottolineato anche in un'altra audizione precedente quando si parlava di pari opportunità quello che a nostro parere sono i provvedimenti che sarebbero propedeutici nel favorire realmente l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Ad oggi il costo del lavoro che va a sostenere ogni singolo datore di lavoro, pensiamo ai tantissimi datori di lavoro piccoli e micro, va bene, che vanno a sostenere un costo molto difficile da pensare. Quindi quello che noi proponiamo è che il costo della maternità
per le lavoratrici dipendenti sia interamente a carico dello Stato e che quindi non siano previste e prevedibili dei costi ulteriori a carico del datore di lavoro né come integrazione salariale, ma soprattutto anche come costi dei ratei che a volte e spesso sono a carico del datore di lavoro. Questo sicuramente andrebbe nella direzione di incentivare le assunzioni di donne, soprattutto nelle micro e piccole imprese. L'altra proposta concreta che abbiamo già formulato è di creare degli incentivi per le filiere ad alta presenza di personale femminile, poiché ci sono delle filiere che in contrapposizione, anche in contraddizione rispetto a altre tipologie di attività, altre tipologie di filiere, sono più danneggiate ad oggi da questo meccanismo, appunto, che mette a carico del datore di lavoro buona parte dei costi, una parte consistente dei costi della maternità. Noi crediamo che questo non debba essere un costo, non debba essere qualcosa che va a danneggiare le imprese delle filiere, ma anzi queste filiere a alta presenza femminile dovrebbero essere in qualche modo incentivate. L'altro aspetto che noi andiamo a sottolineare è che si prende in considerazione anche un parziale sgravio contributivo per il personale che viene assunto in sostituzione di lavoratrici in maternità. Noi riteniamo appunto che queste misure, unite a una maggiore uniformità anche delle misure locali, insieme a un assegno unico un pochino più sostanzioso possibilmente e che vada nella direzione di andare a incrementarsi poi con i costi reali del mantenimento di un figlio, possano realmente costituire un reale incentivo alla maternità in Italia. Per questo motivo noi come associazione datoriale che rappresenta le piccole e soprattutto piccole e microimprese, imprese per le quali ovviamente i lavoratori fanno parte di una famiglia, quindi sono tutt'uno con l'imprenditore, riteniamo che sia molto importante questa misura. Dall'altra parte anche in rappresentanza di tantissime lavoratrici autonome e tantissime professioniste, riteniamo che finalmente siamo usciti dalla logica di coloro che sono tutelati e coloro che non lo sono. Ne siamo usciti da questa misura, ne stiamo uscendo anche, probabilmente ne riusciremo a uscire anche per gli ammortizzatori sociali. Quindi in qualche modo la direzione che sta intraprendendo questa commissione e i provvedimenti che sta analizzando vanno sicuramente nella direzione giusta. Grazie. Grazie a lei e a Unilavoro. Adesso abbiamo recuperato Anisald per completare l'intervento. Prego. Salve, scusateci per l'interruzione. L'ultimo intervento che stavo facendo era legato all'indicatore ISE per l'erogazione dell'assegno temporaneo. La nostra proposta è di evitare di calcolare l'ISE perché va ad incidere anche su quello che è l'assetto patrimoniale di una famiglia. Essendo questo uno strumento che va a tutela delle famiglie e mette a rischio anche quella parte di risparmi che le famiglie magari mettono da parte per i propri figli e quindi di basare il calcolo per l'erogazione dell'assegno su una valutazione strettamente reddituale e non patrimoniale. Questa è una delle proposte dal nostro punto di vista fondamentali proprio per aiutare le famiglie nel proseguo della carriera sia dei figli che proprio della famiglia stessa. Questo è la nostra proposta in merito all'ISE. Passo la parola al mio collega dottor De Multas per gli ultimi due approfondimenti tecnici. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, buongiorno, grazie anche da parte mia, insomma, per averci permesso di esprimere la nostra opinione, quella dei nostri associati. Allora, continuando quanto detto dal collega, il dottor Santoro, vorrei parlare di una possibile modifica all'articolo 4, in particolare quando
si attribuisce anche ai percettori di reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4, convertito con modificazione della legge 28 marzo 2019 numero 26, quindi l'attribuzione dell'assegno. Noi su questo abbiamo qualche remora, non siamo perfettamente d'accordo perché riteniamo che appunto le risorse possano e debbano essere messe a disposizione dei soggetti, diciamo, forse più deboli, che anche in questo periodo hanno sofferto probabilmente gli effetti della crisi in maniera maggiore, cioè verso i dipendenti. Quindi riteniamo che chi percepisce il reddito di cittadinanza, soprattutto in quelle situazioni, come dire, di una percezione, diciamo, importante dell'assegno, sia più che sufficiente. E quindi riteniamo che sia la nostra proposta è proprio quella di stralciare, diciamo, questo comma dalla legge. Per quanto riguarda invece possibili modifiche all'articolo 5, quindi la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare, proprio in funzione di quello che ho detto prima, riteniamo che sia doveroso aiutare ulteriormente i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, e quindi proponiamo di incrementare, quindi a far data dal 1 di luglio, con riferimento quindi agli importi mensili in vigore, gli importi già previsti, dove già previsto un aumento della legge a 37,50 euro per i nuclei familiari fino a 2 persone e di 50 oltre i 3. Noi riteniamo che non sia sufficiente e che ci si debba, come dire, sforzare ancora un pochino, aumentando da 37 a 50 per quanto riguarda i nuclei familiari fino a due figli e a 75 per quelli con almeno 3 figli, e anche eventualmente valutare per le famiglie più numerose, che sono, insomma, quindi incentivare anche la natalità, se vogliamo, in qualche modo ulteriori importi. Però questo lo lasciamo anche da decidere in base anche alle risorse disponibili. Quindi la nostra associazione vi ringrazia del tempo che ci avete dedicato e vi auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Ci sono interventi da parte dei senatori? Vediamo mani alzate, qualcuno che vuole intervenire? Al momento no, quindi io vi ringrazio e chiedo, insomma, anche di mandare, per chi non l'avesse fatto ancora, le memorie dei vostri interventi. Grazie molte e buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.